civilian and military radar sites, and they had precisely the same echo at the same place. L'aviazione provò ad inseguire l'oggetto volante, ma questo si dimostrò capace di tali manovre da eludere regolarmente i caccia in avvicinamento. The pilots confirmed that it was impossible for them to accelerate as quick as the target was. The object dropped from 10,000 feet to 500 feet in a few seconds. That's not like, you know, super technology, that's Star Trek. We measured some exceptional accelerations which cannot be related to conventional aircraft. That is clear. Il giorno dopo più di 600 persone riferirono di aver visto lo stesso oggetto sopra il cielo della città. In Mobile above the motorway. In the middle was a flashing red light. It passed by approaching the roof. La descrizione era più o meno la stessa per tutti. L'oggetto aveva forma triangolare con tre potenti luci ai vertici del triangolo e una luce meno potente al centro. Basically what we saw was this big triangle object with three bright white lightnings in the corners. You could see three white lights which formed an equilateral triangle. At a given moment, it tilted slightly. We could see again the shape of a triangle with bright headlights and one in the middle. Questa fotografia originale, una volta elaborata al computer, mostra chiaramente i contorni dell'oggetto, esattamente come sono stati descritti da tutti i testimoni. Da quel giorno il Belgio è stato travolto da una vera e propria ondata di avvistamenti che è durata diversi anni. Thousands of observations in Belgium. Il caso più famoso di avvistamento collettivo è sicuramente quello delle cosiddette luci di Phoenix in Arizona, che risale al 1997. Più di 10.000 persone videro una formazione di luci molto potenti sostare sul cielo della città per lunghi minuti, prima di scomparire nel nulla. My life. Many investigators call it the largest sighting ever, lasting the longest amount of time seen by the largest number of people. A loro volta ci sono molti filmati amatoriali che riprendono tutti più o meno la stessa cosa. Dude, we got a telescope. Where's the telescope at? I'm going to get the telescope. So strange. Altri testimoni dissero di aver visto un enorme oggetto volante a forma di V sostare a lungo silenzioso sul cielo della vallata. It was a giant V, all right? And the right side of the V went over us. The left side was like a couple blocks over. And as it's moving, it's blocking and unblocking the stars. There is actually a shape. The object we saw, if we opened up a newspaper, you could not block out the object that we saw. A causa della sua forma a V, qualcuno ha suggerito che si potesse trattare di un bombardiere B-2 dell'esercito americano. Ma i B-2 non hanno luci di quel tipo, sono tutt'altro che silenziosi e soprattutto non possono stare fermi in cielo. My response was we could land all 40 of our B-2 bombers on the wing of that craft. Queste sono le proporzioni di un normale Boeing 727 rispetto all'oggetto descritto da dozzine di testimoni. To me, the most shocking thing was the silence. I was like, how can this huge object in the air that was the size of, I compare it to two cruise ships almost, it was like a city in the air, not make any sound. It was just... Poiché la curiosità popolare non accennava a diminuire, il governatore dello Stato, Symington, promise una approfondita indagine sugli avvistamenti. Poco dopo, convocò una conferenza stampa, annunciando di aver trovato la soluzione del mistero. Don't get him too close to me, please. Ma si trattava solo di uno scherzo, inteso a sdrammatizzare la situazione. This just goes to show that you guys are entirely too serious. I giornalisti risero di gusto, ma i cittadini di Phoenix non la presero molto bene. I thought it was really disgusting. He was just dismissing everything that these people had seen and said, just like we're all Looney Tunes. Nobody in state, local, federal, military, nobody wanted to talk about it. They didn't want to interview witnesses. They said it didn't happen. They said it didn't concern them.
Ma la gente di Phoenix non si arrendeva e voleva sapere a tutti i costi cosa fosse quell'oggetto volante. I militari dissero allora che si era trattato di una esercitazione notturna nella quale avevano sganciato dal cielo delle fiaccole volanti, di quelle usate normalmente per illuminare il terreno durante le azioni di guerra. Ma nuovamente ci credettero in pochi. I mean, flares cannot keep a formation. They drifted the wind, they float haphazardly. They have huge smoke trails that are illuminated by the flares itself. Ma la sorpresa più grande sarebbe arrivata dallo stesso governatore Symington dopo la fine del suo mandato. Una volta tornato nei panni del normale cittadino, Symington confessò di aver visto lui stesso la grande astronave di cui tutti parlavano. I think it was from another world. I've never seen anything like it, Larry. It was enormous. It was unlike anything I'd ever seen. If you had been here 10 years ago and standing out here and looking up there at the lights and the view, you would have been astounded. You would have been amazed. And I suspect that unless the Defense Department proves us otherwise, that it was probably some form of an alien spacecraft. Questa è la spiegazione data da Symington per aver deciso di mentire alla popolazione 10 anni prima. I think as a public figure you have to be very careful about what you say, because people can have pretty emotional reactions, and my goal wasn't to try to stir the pot. Ma lui stesso sembra esserne rimasto profondamente colpito. The lights were really brilliant, and it was just fascinating. I mean, it was enormous. It just felt otherworldly. You know, in your gut you could just tell it was otherworldly. Molto credibili sono anche gli avvistamenti che avvengono in presenza di autorità governative, come nel caso dell'avvistamento di Jalapa, in Messico, avvenuto nel 2005. Nel corso di una pubblica cerimonia, nella quale il governatore della provincia assisteva alla consegna di nuove auto della polizia, fu avvistata in cielo una formazione di oggetti volanti non identificati, che fu ripresa dagli stessi operatori delle TV locali. Ma il motivo per cui il Messico è diventato famoso nella storia degli UFO è la regolare comparsa nel cielo di vere e proprie flotte di oggetti volanti sconosciuti. Hai más de 20 platillos voladores, amigo, allá. Fíjese allá bien. Ahorita está pasando y todo el mundo está mirando. Es un grupo de objetos de más de 3, se le llama flotilla, que viajan ya sea horizontal o verticalmente, con unas formas extrañas, ya sea boomerangs, esferas, discos. Anche in Europa ultimamente hanno cominciato a comparire vere e proprie flottiglie di oggetti volanti sconosciuti. Questo caso si è verificato ad Islington, in Inghilterra, nel febbraio del 2007. Nel gennaio del 2008, gli abitanti della cittadina di Stephenville, Texas, sono stati testimoni di una serie di avvistamenti che nessuno finora ha saputo spiegare. Fra di loro c'era anche l'ufficiale giudiziario della contea, Leroy Gayton. I saw a red glow. It was a fiery red looking color I'd never seen before. Didn't appear to be too far off the ground. It lit up and it faded and it reappeared right next to where I'd first seen it. Steve Allen è un imprenditore locale ed è anche un pilota di aerei da turismo. I saw two strobe lights coming towards us at a very high rate of speed. The closer it got, the slower they got. I saw several white lights, bright lights. They appeared to be like strobe lights, and they were moving around the sky, not really grouped together. They were pretty far apart, just bouncing around.
it passed by, we could see the back side of it had quite a few unusual strobe lights flashing, and they reconfigured to a vertical strobe light scenario, and they turned into a flame, and then it just disappeared. What was so astonishing is the speed that this thing took off. I mean, it took off so fast that it was like... Questo video amatoriale sembra confermare la testimonianza di Leroy Gaten, che ha parlato più volte di luci che danzavano in cielo. But they weren't just doing this.